Ciao ragazzi, benvenuti alla Locanda Nascosta. Avete appena varcato la soglia della nostra locanda e stasera giocheremo a Dungeons and Dragons con il nostro secondo episodio dell'avventura Homebrew Sentieri di Bruma. Allora, ricaliamoci, è nella Ci nostra sono, ci ambientazione. sono, ci sono. Siete nella radura, sgombra di nebbia, e riuscite a guardarvi con più calma intorno. L'erba è bassa, gli edifici in legno appaiono un po' sgangherati, cadenti. Notate anche che le assi del tetto dell'edificio principale, invece quello dritto di fronte a voi, probabilmente la casa di Grizzle, visto che dalla canna fumaria esce ancora del fumo, lo vedete, è segno di un camino acceso. E anche qui, appunto, le assi sono leggermente sconnesse. Non sono, insomma, edifici ben costruiti come il drappo grigio. La nebbia ai lati della zona, che ancora c'è, quindi oltre gli alberi la vedete, appare innaturale, come se fosse stata spazzata via solo nella vostra zona. I bracieri improvvisati da Grizzle ardono ancora, e l'orco però non sembra più curarsene più di tanto adesso che i lupi sono stati sconfitti. L'odore dell'olio bruciato è intenso, acre, e vi brucia leggermente gli occhi quando una folata di vento ve ne porta una zaffata sul viso. Si sente anche il lieve scrosciare del torrente alla vostra destra. Ora che potete guardarlo più con calma, lo vedete molto basso, poco largo e pieno di sassi a vista che sbucano oltre il pelo dell'acqua. Ilira è riversa sul corpo di Nimble, il corriere. Ilira sta salmodiando qualcosa a mezza bocca, mentre dalle sue mani si sprigiona una flebile luce verdastra che poggia sul petto dilaniato del piccolo Halfling. La vedete singhiozzare, però con una certa compostezza. Olren gli si avvicina. E lo sentite che cerca di calmarla, il suo tono è più calmo. Grizzle, che è vicino a voi, si avvicina a te, Falco, a Valen e a Dalia. Ringrazia. Lupi sempre pericolosi avvicinavano pecore, morte due questa decade. Ringrazia, ringrazia. L'orco lo vedete sudato, comunque molto affannato da tutta la situazione. Non si è accorto di quello che sta accadendo oltre di lui, quindi oltre di voi e quello che sta succedendo a Nimble. Però si avvicina e getta la torcia nel braciere. Grizzle, non ti preoccupare. Ora cerchiamo di risolvere questa situazione. Dalia, mi aiuti a cercare il mio pugnale, la mia daga in quel cespuglio lì. Poi devo raccogliere anche l'arco, anzi, grazie per questo. E le ridò l'arco. Io cerco il pugnale, tu prendi l'arco. E niente, vado a prendere l'arco a terra che non è distante dal cespuglio. E poi chiedo, Dalia, mi aiuti un attimo? Sì. Sono ancora un po' provato. Vado io ad aiutarlo. Ti do una mano anch'io, Falco. È il Grazie. minimo che posso fare per prima. Non ti preoccupare. Era una situazione molto pericolosa. Spero che non sia all'ordine del giorno. Non sono nemmeno da un pomeriggio qui e ci stavo già per rimettere la pelle. Non ci siamo mai imbattuti in una situazione così pericolosa da queste parti. Non si sono mai avvicinati così tanto questi lupi? No, ho provato a parlargli, ma non lo so, erano molto arrabbiati. Sono arrivati fin qui, c'è qualcosa che li ha spinti. Sarà collegato alla nebbia. Infatti mi chiedo da dove provengano. Ehi, Grizzle, sai da dove vengono questi lupi? Pecore sanno, arrivano da colline, colline lontane, lupi arrivare. Lontane quanto? Poi No, no, adesso no, mi indichi. chiamare così, colline lontane, sono vicine. Ho capito. Mi indichi la direzione per cortesia. Là, e si gira oltre la sua catapecchia, la sua casa, e indica le colline. Lupi arrivare da lì, gruppi. Mara dice branchie. Branchie. Branchie? In che Branchi, senso? si dice branchi. Mara dice branchi. Mara dice branchi. Domani da Mara le chiederemo anche di questi lupi. Probabilmente la situazione è collegata. Tu, Bash,
che sei lì vicino. Vedi che, insomma, che Ilira sta molto provata e sta cercando ancora di curare con la sua magia Nimble. Ha delle ferite molto vistose Nimble sul petto. Non credo che Nimble ce la farà. È solo un ragazzo. Lo conoscevate bene? Ma l'ho visto a Zunzo qualche volta, vero Dalia? Sì, sì, no, così bene, però... Io salgo sul, sul cadavere del lupo che ho in parte e guardo semplicemente la ragazza che prova, e Olren che provano a curare Nimble. Dovreste curarlo perché ha tutte le mie lettere, quindi sarebbe un peccato se morisse. Dovreste cercare di concentrarvi un pochettino di più. Forza, su, curatelo. Olren ha uno sguardo un po' contrariato, mentre Ilira alza lo sguardo verso di te e la vedi che c'ha, ovviamente hai lacrimoni agli occhi, e ti guarda con disprezzo quasi. Forse se guardassi lui lo cureresti meglio. Si abbassa di nuovo e continua a esercitare la sua magia su Nimble. Alcune ferite si stanno rimarginando, però... Ehi, Micio. Micio, grazie per quel ragno, non lo so come definirlo. Non puoi fare la stessa cosa? L'avrei fatto, non ti preoccupare. Senti, lasciami fare. Il Lira quindi sta proprio... Come... Ma sta andando bene o è proprio esausta e non ce la fa? Beh, la vedi un po' esausta, nel senso che ha già usato la magia per portare via la bruma e adesso sta anche tentando di curare il più che può Nimble, quindi comunque la vedi provata con il sudore sulla fronte. Hai fatto del tuo meglio. Hai fallito, ma hai fatto del tuo meglio. Lascia fare a me, grazie. E la sposto con la zampetta piccolina, proprio che la metto qua in faccia. È così scioccata che, cioè, non sa come reagire, quindi in realtà, cioè, la sposti. E le metto un ditino sulle labbra. Chiamo il ragnetto, che fa esattamente quanto aveva già fatto con Falco. Da quella protuberanza sul basso escono, come dicevo, una siringa e un aggeggio elettrico, e entrambi continuano a infilzarsi sul corpo di Nimble. E ora che hai tirato i danni di cura, che sono stati 6, mi tiri un D20 su medicina, o meglio, tirami medicina, per capire quanto sei efficace. Critico. 20 naturale. Vorrei 20, che no, fosse totale. Una cosa che non so fare. Non so fallire. Ecco il mio problema, non so fallire. E vedi, mentre tu dici fossi questo... Come fossi come fai? Il ragnetto gira su Nimble con una precisione incredibile. Piano piano cauterizza tutte le ferite, le richiude, le cuce, sta facendo tutto in un modo incredibilmente preciso. Cosa che, cioè, stravolge anche te. Di solito non è così preciso il tuo robottino. Cioè, vedete che il respiro di Nimble, da flebilissimo, comincia a diventare leggermente più regolare. Però lui rimane incosciente. Dovrebbe essere stabile adesso. E nel momento in cui dici questo, torna una nebbia fittissima. La magia di Lira probabilmente ha smesso di funzionare e la nebbia è tornata a inondare ogni cosa. E Lira si guarda verso di te, Bash, e dice: dovremmo portarlo al caldo subito. Volete entrare? Mara dice di amicizia, sì, è importante. Sì, grazie. Forza. Venite. Voi non vedete più l'orco, almeno chi non c'è proprio vicino come voi tre, ma lo vedete solo sbracciare nella nebbia. Un po' vi aiuta il fuoco e i braceri che ci sono nella radura, però adesso non vedete più niente. Seguire voce. Falco, ti sei dimenticato una cosa. La borsa delle lettere. Dai, Micio, prendila tu. Sono esausto. Dai, prendila. Dai. Vale, tiriamo su il ragazzo e portiamolo dentro. Allora, dai. Prendo io la borsa con le lettere, ma la trascino e la tiro così per la strada selciata. Venite guidati
vicino a un braciere e poi all'interno della casa di Grizzly. Appena entrate venite anche non solo investiti da una temperatura diversa, ma anche da un odore di chiuso, di pecora e di sudore. Subito sulla sinistra, appena entrati, c'è un piccolo spazio stretto e lungo dove Grizzle tiene, vedete, alcuni arnesi per lavorare i campi, bastoni lunghi da passeggio, cappelli e mantelli appesi alla rinfusa su grossi paletti infilati proprio alla bella e meglio nelle assi di legno, anche un po' a caso a diverse altezze. Più avanti, oltre l'ingresso, c'è un ampio saletto, se così vogliamo chiamarlo. Ci sono due poltrone davanti al camino. È proprio da una delle due, da quella che appare anche più rovinata, con un grande schienale imbottito e una coperta di lana poggiata sopra, che la copre quasi interamente, è proprio da lì che viene l'odore più pungente. Ora che vi guardate intorno potete vedere anche tante pelli di animale che sono appese alla parete. Anche queste, senza apparente senso, cioè proprio coprono la parete. Ci sono pelli di quello che sembrano orsi, alci, lupi, stese e appese contro la parete con dei chiodi. Tant'è che sembra quasi la casa di un cacciatore che quella di un pastore. Vicino al camino c'è anche del pentolame di rame, di fianco c'è un tavolaccio di legno con un paio di sedie e dei rimasugli di un pasto ancora sul tavolo. Ci sono anche alcuni fogli di pergamena intonsi, altri scritti, penne e calamaio, e tutti insieme. Poco dietro ci sono anche delle strette e anguste scale che vanno al piano di sopra, nascoste un po' dal ciarpame. Sulla parete invece di destra, che non si vede in quest'immagine, ci sono ammassate altre cianfrusaglie, arnesi, delle sedie a dondolo addirittura, un armadio di legno, qualche sgabello, tutto ammassato, e altri fogli di pergamena e piccoli libri che non riuscite a identificare adesso da lontano. C'è molta puzza, sul pavimento c'è polvere e segatura. Il legno cigola ad ogni passo. C'è un secchio anche dietro la poltrona perché il tetto perde. Quindi ogni tanto cade una gocciolina dall'alto plup, plup, e va a finire nel secchio. Prego, entrate. Prendo sgabelli. Possiamo un tavolo. Sì, l'orco si avvicina al tavolo e comincia a sgomberarlo come può. E poi col braccio comincia a strusciare sul tavolo per fare posto a Nimble. Dai, Valen, poggiamolo. Vai. Ma non ha un letto questo qui, qualcosa di più comodo. Bah, poi vediamo, cerchiamo di farlo stabilizzare. Poi vediamo se portarlo dietro. Poggiate l'Halfling lì sopra e Lyra subito viene vicino a voi. Mentre Orlen è un po' più pragmatico, più sereno, perché ormai ha capito che Nimble non rischia la vita. Beh, gli faremo prendere un po' di calore e poi torneremo al drappo. Quando io poggio il ragazzo Halfling, sì, quello che faccio è ovviamente vedere un po' cosa c'è scritto sui fogli. Considera che la luce è poca, tu è vero che hai scurovisione, quindi comunque non è questo un problema, però lui li ha buttati così alla rinfusa a terra, quindi tirami comunque un percezione e vediamo quanto riesci a capire. 19. Guarda, riesci a vedere chiaramente che sono pagine di quello che sembra un diario, annotazioni. Riesci anche a vedere la prima pagina. Tu ovviamente non riesci a vederla tutta, okay, però vedi qualche parola qua e là, che vedi che ci sono vari giorni. Questa è solo una delle pagine del diario, però ce ne sono altre tante. Ok, Olren, una mezz'oretta e andiamo via, dovrebbe passare al ragazzo. Orren vede un po' a disagio, si guarda intorno, si muove, fa un po' così col naso. C'è l'orco che invece sembra più a suo agio. Mara dice fare ospiti, fare bevande. No. Io fare... lascia fare a me. E lui comincia a armeggiare con una specie di teiera, comincia a riempirla d'acqua, la mette a scaldare vicino al camino. Forestieri, no? Grazie, sì. aiuto voi me e io bevanda, minimo. Che bevanda? Te. E sentendo il profumo o vedendo le spezie riconosco che è tè, visto che nell'emporio che abbiamo... Non solo riconosci che il tè, riconosci un sentore che è molto simile, nella puzza ovviamente riesci a capire un po',
che è simile a quello che ha bevuto già Dalia alla, alla locanda, le stesse erbe del circondario. Okay, quindi okay. Sono sempre quelle. Mi avvicino mentre lui prepara queste erbe. Sì. Le prendo tra le dita, le guardo, le esamino. Queste sono erbe e piante di montagna, però vedi che è una varietà molto profumata. Vengono dalle vette del tramonto, tant'è che è chiamata erba del tramonto. Lì c'è la nebbia? Meno. Pascoli meno, meno frebbia. Su pascoli meno... No, Mara, frebbia. Meno frebbia. Nebbia. 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 Mara dice... Ma chi è Mara? Mara di Emporio. E domani, domani la conoscerai. Mi rivolgo verso l'orco. E queste pelle sono tutti i tuoi trofei? I tuoi trofei di caccia? No, no trofei. Io frebbia entra da fessure, freddo entra da fessure. Io pelli, così niente fessure, niente frebbia. Bravo, bravo. Bravo. Ora che noti, cioè, le assi anche della parete, cioè, questa è una catapecchia. Evidentemente lui ha la tappezzata di pelli per chiudere dagli spiffe. Mm. Anche tu, si gira verso di te, Bash. Tu hai odore di nero che vieni spesso qua. Gatto, gatto intelligente. No, no, quanto pecore, pecore sano. Io in realtà non è che lo ascolto più di tanto, perché in tutto questo, da quando siamo entrati, io mi sono portato la mia sacchetta di lettere e le sto sfogliando. Se non c'è la mia mi frega di quelle che rimangono. E mi metto davanti al fuoco, perché fa un freddo del cazzo. Quindi che lui mi parli, manco lo ascolto. Quello che mi interessa è trovare la mia lettera. Considero che in questo tempo le hai un po' viste tutte, non sono tantissime, non ti immaginare, anche perché Bruma è un piccolo villaggio, non sono certo. Ne erano, cioè, ne erano quattro. Allora, nella... allora le posso anche aprire, allora le apro. No, ma sono con la cera lacca, sono... E chi se ne frega, io le apro proprio. Questa, no. C'è questa... scritto fuori. No, e io le apro. Non mi frega un cazzo. Anche se c'è scritto non per Bash. Allora, la tua non c'è, però hai spaccato tutte le cere lacche e se a un certo punto ti vede Orren fa, è molto maleducato, quella non è corrispondenza che ti riguarda. Ma se io non me ne frego né dell'uno né dell'altro, raccolgo le lettere e come se non fosse niente me le metto a leggere e dopo le riposo. Allora, la prima lettera è una lettera che vedi da Fen a Bron. Bron, so che non sei uomo di molte parole, ma devo condividere con te i miei pensieri. La nebbia che avvolge Bruma non è solo una questione di clima. C'è qualcosa di più, qualcosa che non riesco a spiegare. Durante le mie ronde notturne sento sguardi su di me, sguardi che non appartengono a nessuno del villaggio. Non posso fare a meno di chiedermi, siamo ancora noi stessi o siamo diventati burattini nelle mani di un burattinaio invisibile? Mi piacerebbe sentire il tuo parere, anche solo poche parole. Forse insieme possiamo trovare una soluzione. Con rispetto, Fen. Sapete che Bron qui è un po' il vecchio cacciatore del villaggio. Mentre Fen è semplicemente un ragazzo che abita a Bruma, è un ex avventuriero che insomma è tornato dopo tanto tempo a Bruma e è rimasto fisso qui. Poi c'è una lettera di un certo Chierro, scritta molto male, come se fosse scritta di fretta, quindi non riuscite tanto a capire, un po' paranoide, non riuscite a capire bene con chi se la sta prendendo, parla alla famiglia, c'è anche il nome di Mara in mezzo. Quando state vedendo questa seconda lettera, Orren fa, no no davvero, non fate questa, mettete a posto le lettere, Nimble ci tiene tanto, avete già, Bash ha già tolto la cera lacca e se la prenderà Nimble, quindi mettete a posto le sue lettere. Dai Falco, posiamo queste lettere. Hai ragione Olren, ma la situazione è un po' particolare. Gli consegno a lui le lettere. Olren nemmeno le guarda, le comincia a piegare con cura, le risistema, le piega tutte belle sistemate, le rimette nella borsa di Nimble che va a rimettere accanto al corpo del ragazzo dove c'è anche Ilira.
che continua a vegliare su di lui. È a questo punto che Grizzle si gira verso di voi. Tisana pronta. E vi porge a uno dei boccali. No, non sono boccali, sono dei recipienti che somigliano a dei bicchieri, delle ciotole a forma di bicchiere, alcune scheggiate, non sapete quanto pulite, e ve le dà a tutti, almeno ve le porge a tutti. Tieni. Grazie, sei molto gentile, grazie. Grazie. Io mi avvicino al fuoco del camino, un po' per riscaldare le mani, e mi avvicino, presumo, a Bash, che dovrebbe stare lì. Presumo che il ragnetto stia vicino a te. Il ragnetto non lo vedi più. Non lo vedo più. Ehi, Bash, posso chiederti quella specie di ragno? Dov'è? Quel miracolo di ingegneria, vorrei dire. Sì, senza dubbio, non ho mai visto niente del genere. Ti dispiacerebbe farmelo vedere? Perché? Perché sono appassionatissimo di queste cose. E non ho mai visto una cosa... d'arte. Sì, indubbiamente. Capisco. Non posso negarlo. Non posso privarti di tale privilegio. Quindi tiro giù lo zaino e prendo il ragnetto, che adesso, anziché essere un ragnetto, è chiuso e le zampe non sono distese come quelle, cioè non sono piegate come quelle di un ragno, ma sono ben distese a formare un cono, per dire. Fai attenzione. Mentre lui si guarda il ragnetto, io invece mi avvicinerei al secchio da dove gocciola l'acqua. Lo sentite? Un ululato lì. Dove? Pecore sanno, pecore no bene. E dove? Io ci rovescerei dentro la tisana. Tu, proprio come un mago illusionista, tiri l'attenzione da una parte, nessuno se ne accorge che l'hai buttata nel secchio. Squisita. E torno ad avvicinarmi a Valen. Io gli do le spalle e mi giro verso Dalia e le dico sottovoce: hai letto anche tu? Parlano della nebbia. Sì, sicuramente Bron è il primo da visitare. Voglio dare anche una letta ai titoli dei libri. Libretti più che altro. Immagina piccoli libri molto sottili. Ben presto, guardandone uno, guardandone un altro, capisci che la maggior parte sono libri di poesie. Soprattutto nei libri in comune, che siano di poesie o di... ce ne sono alcuni che sono di storie per bambini. Sono molte annotazioni, sottolineature. Evidentemente comunque lui è uno che sta cercando di imparare il comune bene bene, come prima magari non sapeva fare. E ogni tanto però vedi anche qualche la grafia di qualcuno che non è evidentemente quella dell'orco. Molto più sottile, molto più precisa e corretta. Non sai di chi è, ma sono delle annotazioni. Illyra, come sta? Dopo la notte in locanda lo porteremo da Mara, magari con le sue erbe. Più che altro l'importante è farlo dormire in un letto comodo e portarlo al drappo. Tu lo vedi, è molto pallido, però effettivamente i Bash e Illyra insieme hanno fatto un ottimo lavoro. Non perde più sangue, ora Illyra intanto l'ha fasciato dove serviva. Cioè anche secondo te è a rischio, però se lo fanno riposare, lo trattano bene, nei prossimi giorni probabilmente si riprenderà. Io intanto esamino sto robottino. Tu capisci, intanto potrebbe stare più sui livelli di tuo padre, non certo tui. Nel senso che tu sì, sei un inventore, hai capito delle cose basilari, soprattutto in riferimento alle armi da fuoco, le pistole. Questa roba qua è tutta un'altra roba, perché questa cosa non è uno strumento che usi tu. Questa cosa fa da sé. Sicuramente non è magia, ma stiamo parlando di artigianato, quello è sicuro. Bash, ma è fenomenale questo. Non ho mai visto nulla del genere. Ma lo hai fatto tu? Ovvio. Ti prego, certo non ora, ma spiegami come hai fatto. Ricordo bene, poco tempo fa, quando ero un... com'è che mi hai chiamato? Tipo chiacchierone? Cos'è che ero? Aiutami. Avevo il dubbio. Tu e quell'altro. L'altro che sarebbe cadavere senza di me. E tu?
Beh, ma io in realtà... Sprufoni, ma... arroganti. Io almeno sono consapevole del mio genio. Non avevi dato dimostrazione. Adesso nelle mie mani ho la dimostrazione che non parlavi a Bambera. Oh, è bellissimo sentirtelo dire. Cosa ti devo dire? Hai ragione per una volta tanto. Hai ragione. Mi spiegherai come hai fatto? Una mente come la tua non so se è in grado di applicarsi e ottemperare a determinate regole di ingegneria, di logica, di matematica. È una vita che faccio questo mestiere. Eppure non sapresti costruire una cosa così banale. Non mi sono specializzato in questo. Dimmi. Valen, aiutami, prendiamo il ragazzo. Senti, cosa stiamo parlando? Menti intellettualmente elevate parlano. Tu puoi parlare con loro, vai. Lasciali stare, Falco. Occupiamoci del ragazzino. Hai ragione. Aiutami tu allora. Mettimelo sulle spalle, così lo porterò io. Io allora vado. Io vado da Mara, le racconto tutto, così domattina potrà passare a visitare Nimble. Voi tornate al drappo grigio con Orren, vi darà una stanza per lui. Ilira, e tu come stai? Sono spossata. Non è stato semplice. Però il grosso l'avete fatto voi, quindi, anzi, probabilmente se non ci fosse stati voi sarebbe andato molto peggio, quindi grazie. Ora io. Pensiamo a riposare e a salvare la vita di Nimble. Orren, lo affido a te. Lui annuisce serio e si rivolge a voi. Quindi torniamo al drappo. Voi già andare, io sì, quando volete tornare... Mara dice ospiti, amici, voi salvato pecore, grazie, pecore sano, grazie. Pecore sano. Grazie. Tornare quando volete, grazie. Io fare spiedo e altre bevande. È un'ottima idea, grazie. Restituisco il ragnetto a Bash, però gli dico, ti prego, adesso non c'è tempo, ma voglio vederlo meglio ancora e... magari scambiare qualche idea su qualche progetto. Sto cercando delle tecnologie simili. Questa potrebbe essere utile. Potrebbe. Hai visto cosa ha fatto? Sì, sicuramente utile, quindi... per quello che fa. Ma qui la nebbia c'è sempre, è perenne. Ti dico la verità, ultimamente sì. Vero, Olren? Eh sì, ultimamente è peggiorata molto. Le strade si stanno facendo difficili anche per me. Dobbiamo capire... l'origine di questa nebbia. Cerchiamo di stare vicini, seguitemi. Falco, dammi una mano. Apro la strada. Lui accende una torcia e comincia a fare strada insieme a Falco, gli altri appena dietro. La bruma, adesso che cominciate a camminare, è fitta come è l'andata. E lasciati i braceri della casa di Grizzola alle vostre spalle, siete di nuovo soli in un sentiero di terra battuta. In mezzo a questa nebbia soffocante, densa, in lontananza sentite ancora l'ululare dei lupi, però capite che provengono dalle colline lontane. Siete al sicuro dai lupi adesso, ma non dalla nebbia. L'odore è quello dell'umidità, delle campagne di bruma. Ogni tanto l'odore di letame, fieno, olio bruciato che proviene dalle torce accese sulle staccionate vi arriva alle narici. Ed è incredibile comunque che una volta avvolti dalla bruma sentite più chiaramente i vostri passi, i vostri respiri, i rumori indistinti, leggeri che provengono dal bosco, che non vedete. Vedete solo degli alberi sfocati di passaggio, vi possono dare un po' di orientamento alla vostra destra. Invece a sinistra è il nulla, probabilmente ci sono solo dei campi. La nebbia copre tutto, ogni cosa. A un certo punto passate davanti a un grande arco di pietra e sentite il gracchiare di un corvo. Oltre l'arco però non si vede nulla a causa della bruma. Intanto mi fate un tiro a sopravvivenza di gruppo, stavolta tirate tutti quanti. 15, 3, 18, 16, 15. Bash, 3.
Bash, ti perdi. Tu sei in mezzo al gruppo e sei tranquillo alla fine, perché ti senti comunque attorniato. Davanti c'è la torcia di Orlen e di Falco, dietro c'è Dilalia, più o meno vicino c'è Valen, quindi vai tranquillo. A un certo punto però ti fissi a vedere quest'arco di pietra e non ti accorgi che gli altri proseguono e tu rimani fermo, immobile. Quando ti accorgi che non sei più con gli altri, provi a recuperarli, però non li vedi più. Sei in mezzo alla nebbia più totale, c'è solo il bianco, quest'arco di pietra, senti solo il tuo respiro e le tue unghiette, le tue zampe sulla terra battuta. Che cosa fai? Non vedo un cazzo di niente in questa nebbia di merda. Dove cazzo sono andati quelli? E prova ad ascoltare bene se sento qualcosina, non sento una mazza. Tira percezione. 21. Senti distintamente un sussurro, prima basso, molto lieve. Dopo poco se ne aggiunge un altro, poi un altro, poi un altro. Senti un coro di sussurri. Non capisco. Ti passano a destra, a sinistra. A un certo punto cominci a vedere delle figure nella nebbia. E tu pensi siano i tuoi compagni, però li ho trovati. Non c'è nessuna torcia. E poi ti accorgi che sono veloci, fugaci, sfumano subito nella nebbia. Non possono essere i tuoi compagni. Una di queste figure piano piano si fa sempre più distinta, ha sempre dei contorni più definiti, fino a che non sbuca dalla nebbia un ragazzo, piuttosto giovane, ma abbastanza alto, dinoccolato, con i capelli tra il biondo e il castano, una barba incolta, è vestito stranamente, degli abiti che non si usano da nessuna parte della Costa della Spada, ma probabilmente nemmeno nel Faerun. E questo ragazzo cammina spedito verso di te, però non ti guarda. Mi avvicino col mio ditino. Ma scusa, coso, mi sono perso. Sto cercando il drappo grigio. Il ragazzo continua a camminare. Quando tu alzi il ditino e dici questa frase, eccetera, non si ferma, nemmeno ti guarda, e procede. Tu sei col ditino alzato. Di merda. E vedi che è immateriale, passa attraverso il tuo braccio. E nel momento in cui lo fa, senti una miriade di sussurri. E sparisce nella nebbia dritto di te. Quando avviene questo, a me un po' di strizzo al culo viene. Perché, insomma, mi mette un po' di panico sta cosa. Quindi la prima cosa che mi viene a fare è rizzarmi su quattro zampe. E anche lungo tutta la schiena i peli si drizzano. E la prima cosa che faccio, quindi, è tirare fuori dallo zaino un rumoricchio e cercare di accenderlo per attirare l'attenzione il più possibile. Vi girate, cominciate a sentire... Vi accorgete, girandovi, che non c'è più Bash vicino a voi. Dov'è il Micio Valen? Ma era un attimo fa qui, vicino a me... Seguiamo il rumore. Bash, tu vedi altre figure sbucare dalla nebbia e ti si rizzano un po' i peli perché hai paura che sia... Però poi vedi anche la torcia, Orren e Falco che sbucano dalla nebbia, dietro Valen e Dalia. Siete voi. Ti prendi un'ispirazione per l'uso del rumoricchio. Molto bello. Grande. Bravo. Dalia. Comunque. Tienilo d'occhio. Per favore, dobbiamo muoverci. Dai. E mi giro e mi incammino. È la seconda volta che io alzo il mio ditino e nessuno mi caca, mi pare. La cosa mi urta un po'. Vabbè, rimango là e la tengo per me allora ciò che ho visto, a sti stronzi. Tornate nella strada principale, questa bruma che ancora vi avvolge. Gli edifici però comunque cominciano a apparire pian piano al lato della strada adesso, non siete più ai limiti del villaggio. Non vedete nessuno in giro, quindi nessuno si arrischia ad uscire nella nebbia a quanto pare. Non stanotte, e forse Bash ha capito il perché. Orren quello che fa è scostare il drappo perché non c'è una porta. E infatti anche per voi fa ancora un po' strano arrivare davanti al drappo e scostare solo un pesante e spesso tessuto grigio invece di aprire una porta. Però l'effetto è piacevole come la prima volta. E dietro al bancone adesso c'è solo Lyra.
con in braccio un Holly addormentato. Fa molto effetto con quel paragone con la casa di Grizzly dove siete stati poco fa, dove c'era puzza e insomma è poco igiene. Anche qui c'è il camino che scoppietta placido ed è molto, l'effetto è molto più rilassante. Le candele che prima erano illuminate sui tavoli adesso sono spente. Rimangono solo le torce ai lati della locanda e il camino, quindi anche la luce è molto più soffusa. Lyra, quando vi vede tornare, sorride perché comunque era preoccupata e va ad abbracciare suo padre, mettendo Holly a dormire un attimo sul bancone dove aveva messo anche una specie di copertina. Ero in pensiero. Dobbiamo trovare un posto per Nimble. Messo un po' male. Aiutaci a sistemarlo da qualche parte, per favore. Ma nessun problema. Al momento le camere sono quasi tutte libere. C'è solo quella di Bash, la tieni anche stanotte. Dovresti saldare. Però, vabbè, in ogni caso la camera te la... prendila pure. È il minimo che possiate fare. Ci ha aiutato, è stato molto bravo contro i lupi. Molto bravo? Molto dai, bravo? Dai, portiamolo sopra. Sono stato eccellente. Non lo metto in dubbio. Lei vi fa entrare per Nimble nella camera più piccola a destra, in fondo al corridoio. E vi mette, vi dice di mettere lì Nimble. Scusami, c'è una camera con tre letti. Così Nimble badiamo noi a lui stasera. Sì, è proprio questa. E ti fa entrare appunto nell'ultima stanza in fondo al corridoio dove ho messo la miniatura di Nimble. Grazie. Io vado in camera mia in realtà allora. A te ti hanno dato la camera, quella ovviamente meno costosa, quindi quella a quattro letti, che quindi è tipo, cioè non è che è camera singola, là chi va è una camerata, chi va va. Quindi tu sei lì, al momento sei solo, poi boh. Vado là. Bash, grazie per aver aiutato mio fratello. È dovere di noi geni aiutare i più deboli. Cosa posso fare? Dovere morale e civile. Non ti preoccupare. L'avrei fatto anche per te. Grazie, ho capito che in fondo sei un essere molto gentile. Tutta quella scorza dura. Buonanotte. Ed entro in camera sbattendo la porta. Disfo lo zaino, non è che lo disfo, più che altro estraggo tutti i miei strumenti del caso e inizio a lavorare subito su... Beh, intanto faccio un po' di manutenzione sul robottino e poi vado a costruire un'altra bomba. Penso che è arrivato il momento di riposare. Ce n'è rimasta qualcuna libera? Allora, io una libera ce l'avrei. Se non è un problema per te, io ti manderei insieme a Bash, perché l'altra era stata prenotata da un gruppo di avventurieri che dovevano arrivare ieri sera. Non sono arrivati e non so se arriveranno più tardi o se domattina presto. Non vorrei... l'hanno già pagata, quindi... No, vabbè, capisco. Chiederò a Bash se per lui va bene. Ma non devi chiedere il permesso a lui, quella è una camerata. Ah, pensavo fosse una stanza. Tu pagherai il tuo letto e lui dovrà star bene. Ok, allora in questo caso sì, va bene. Se fa problemi chiamami. D'accordo, grazie. Prima che vada a dormire, sto cercando alcune persone, magari tu stando qui ne vedi passare tante. Conosci qualcuno di queste persone? Prendo il mio taccuino, gli faccio vedere insomma una lista di nomi. Vengo da un villaggio molto attivo nel commercio e queste persone erano nostri clienti, ma non so più, non ho più loro notizie da un po'. Io ho un registro, quindi se vuoi, se mi lasci questi nomi potrei fare un confronto. Ora sono molto stanco, ma se mi lasci i nomi o se me li rifai vedere domani, non intendo prendere nulla che non sia mio. Sicuramente ti dico anche un'altra cosa, c'è Glim, è il nostro, la nostra vedetta, potremmo dire, la nostra guardia. È una cocra, non so se ne hai mai visto uno qui. Sono un po' rari, ma qui da queste parti
Glim ha deciso di vivere qui con noi a Bruma. È un bravissimo ragazzo. Lo puoi trovare a nord della città, una sua torre ai limiti della città. Beh, se qualcuno ha qualche informazione su questi nomi o se potrebbe sapere qualcosa di più, è lui. Ma io ti prometto di fare anche una verifica. D'accordo. E io gli lascio proprio la... Tanto avevo trascritto giusto la lista di nomi, quindi gli posso proprio... Gli stacco la paginetta di taccuino. E gliela do. Grazie, Oren. Va benissimo. Allora vado a riposare. Buonanotte. Vabbè, io entro nella stanza. Spero che Bash stia proprio facendo, armeggiando con il robottino. Come ti trova? Mi trova tipo chirurgo con due aggeggini così. Ok, proprio chinato. Io mi giro, visibilmente infastidito. Proprio mi giro al rallentatore. E quando mi vedi, vedi che ho uno dei tipi di occhiali che hanno tipo 88 lenti che si azzummano. Quindi in realtà vedi un occhio che è grosso così. E se stavo cacando, non si bussa. È una camerata. E quindi mi dai fastidio. Assolutamente no, anzi, se vuoi ti do una mano. No. Io penso che sia abbastanza... È abbastanza grande il tavolino per tutti e due. Al momento lui l'ha occupato con tutte le sue robe, quindi... Tutto, no, tutto sparso, ci sono proprio, bombe grandi, proprio bombe piccole, bombette, tutto, un bordello. Sei proprio un prepotente, vabbè, allora mi metto seduto di fronte a lui. Ho anch'io da fare. E inizio, prendo la pistola, inizio a smontarla, inizio a pulirla, inizio a lavorare anch'io. Ok. Vuoi aiutarmi? Sì. Davvero? Sì. Esci allora, grazie. e torno a lavorare. Ero sicuro. E io faccio proprio, con i grilletti, faccio un po' più di rumore. Quindi proprio quando fai un'orecchia che si abbassa. Mentre loro stanno alle prese con i loro aggeggi, Falco e Dalia? Allora, io la prima cosa che faccio è mettermi a gambe incrociate sul letto a meditare. Io sistemo il ragazzo sul letto che sta tra me e lei. Mentre sistemo vedo che lei praticamente si sta iniziando a meditare. A fare e borbotto sotto voce. Grazie, grazie. Io quando lo sento lui borbottare gli occhi chiusi, spanco giusto uno e poi lo richiudo. Esco senza dire niente e vado a darmi una sciacquata. E penso, mentre cammino, quello che diceva l'orco, che dice le pecore sanno, e quindi dico, bah. Mi sistemo e poi vado, ritorno nella stanza e ovviamente mi cade dell'occhio sulla sua borsa, ci rovisto dentro per cercare le lettere, però voglio pure vedere che cosa c'è dentro, senza prendere niente, voglio solo vedere. Allora, okay. Dentro ci sono quelle quattro lettere rotte, cioè rotte nel senso che c'era l'H rotta, quella lì che non hai avuto molto tempo di vedere prima. Quello che vedi è che è una lettera di Chierro. È una lettera confusa e paranoica. Ok. Che sembra essere indirizzata alla sorella di questo Chierro, che vive a Triel sulla strada degli scambi. Qui c'è l'indirizzo perché non è a Bruma. Ci sono accenni a voci nella nebbia e a ombre che osservano. È molto impanicata la lettera. Nella lettera Chierro dice di avere paura e che presto chiederà a Mara di andarsene, perché non ha intenzione di rimanere lì nel villaggio, perché il suo apprendistato non gli sta nemmeno piacendo. Ah, ok, quindi lui le lavora da Amara. Io oggi riesco a collegare chi è, visto che qualche volta sono stato da Amara. Non sai chi sia. Pochi mesi fa, quando sei venuto a Bruma, non c'era nessun Chierro. Non c'era. E invece la quarta lettera è cortissima e sembra più una nota per un appuntamento. E che dice? Questa sembra era indirizzata a Nimble, datata qualche giorno fa, ed era da parte di Luneo. E dove dovevano vedersi? Dovevano vedersi fuori al cimitero. A che ora? Dopo il tramonto.
E nella borsa trovo qualcos'altro? Trovi una fiala di un liquido scuro, non riesci a capire molto da fuori. E se la annuso un po', riesco a capire che roba è? Se la stappi e la annusi, senti un odore un po' strano. Riesci a capire distintamente che c'è un odore ferroso. Quindi sicuramente sangue. Dentro però c'è anche un sentore di cenere, un po' di fieno, qualche erba, una mistura molto oleosa, molto, ti fa anche un po' ribrezzo. E poi ci sono questi pacchetti che invece, vabbè, si sente, è tabacco da masticabile ed è tabacco che Nimble deve consegnare a Bron. Ok. E basta, okay. Non c'è altro. Metto le lettere vicino al letto di Nimble e mi spoglio e cerco di addormentarmi. Dopo un po' mi addormento anche io. Bash e Valen? Andrei a dormire dopo che ho finito di fare le mie cose. Io poi sì, penso che finisco prima di lui, però resto lì a guardare che finisce anche lui e vado a letto. Intanto potete tranquillamente rimettervi i punti, le cose. Dalia, tu recuperi un punto e sì. Togliete anche il livello di indebolimento, Falco e Valen. Tolto. E vi svegliate tranquillamente. Più che altro venite svegliati dall'odore di pane appena sfornato che viene dalla sala comune. La prima cosa che faccio io è sgranchirmi, a proprio tirarmi. Dormito bene? No, fa veramente cacare sto posto. Il letto è scomodo, è duro, faceva freddo. È toccato avvolgerti nelle coperte per non patire il gelo della notte. Sei abituato a posti lussuosi? No, però non è che non distingo lo schifo quando lo vedo, quindi così è. Ho fame, vado a mangiare. E me ne esco. Non aspetto che risponda. Mi alzo e controllo se Nimble è ancora. Nimble ha appena vivo. Più colore. Sì, è vivo, appena più colore, però comunque lo vedete che non sta benissimo. Sta meglio, Dalia, come sta? Perché io sto ancora con la testa sotto le coperte. Sta meglio. Sì, sembra comunque aver recuperato un po' di colore, ma va fatto vedere da Mara. Spero che arrivi presto. Dai, allora sistemiamoci un po'. Oh! E andiamo a mangiare un boccone e soprattutto, ma quei due, sicura che cioè, sei d'accordo se li portiamo con noi? Sì, io penso che potrebbero farci molto comodo. Dai, scendiamo. Andiamo a mangiare. Quindi vi trovate tutti in sala. C'è solo Lira al momento dietro al bancone, non c'è né Holly né Olren. Seduta a un tavolo vicino a Lira c'è anche Mara. Voi, Falco e Dalia, la riconoscete subito, mentre per gli altri, ve la faccio vedere, ed è una signora di una certa età, è chiaramente una gnoma, si vede anche dalle sue lunghe orecchie, porta un grembiule verde e marrone con una camicia bianca molto semplice, quando si gira verso di voi le cade una ciocca di capelli bianchi davanti al volto. Ah, aspettavo che vi svegliaste, fai Lira. Mara è venuta per visitare Nimble. Ciao Mara, è nella stanza con tre letti. Abbiamo badato stanotte noi a lui. Lei annuisce, guarda Lira. Vedete sia Mara sia Lira sparire nel corridoio e andare verso la camera vostra. E in quel momento anche Valen e Bash escono dalla loro, quindi le vedete nel corridoio che vanno verso la camera in fondo e voi potete andare in sala. Vado diretto al bancone e mi metto proprio così. Bash, mi sei simpatico, però entro stasera dovresti recuperare un po' le spese che hai lasciato in sospeso. Senti cara, se non era per me il vecchio di tuo padre era cadavere, ok? Se non era per me i tre sacchettini lì dietro erano cadaveri. No, ma io capisco. Loro due soprattutto. Mi ha se detto, non era per me. Ma mio padre. Il bamboccio era cadavere. Ma ne. Okay. Credo
che un minimo di gratitudine mi sia dovuto. Latte? Latte, grazie. Lira a spallucce vi guarda. È per voi, clienti paganti? Anche per me del latte. Anche per me, grazie. E... io ho fatto le uova, per caso qualcuno ne vuole, sono... Sì, certo. Sì, grazie. Pagherà, pagherà, ne sono certo. Ne sono certo anch'io, sì. E, ok, vado a preparare. Dicendo questo se ne va nella cucina e nella sala in realtà siete adesso solo voi. Buongiorno. 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 Come stai, ragazzo? Stamattina era meno pallido, vero Dalia? Sì, credo che adesso si riprenderà grazie a Mara. Penso che sia fuori pericolo, decisamente. Mara, suppongo che era quella donna, capelli... Agnoma, sì. Speriamo, dai. Noi stamattina volevamo in realtà chiedervi favore, se così si può dire, o meglio farvi una proposta, visto che ieri ci siete stati di grande aiuto e pensiamo che la situazione qui a Bruma sia delicata, volevamo chiedervi di unirvi ad una missione che dobbiamo portare a termine da queste parti e chiaramente ci sarà un compenso e faremo del bene a qualcuno. Soprattutto. Qualcosa di più specifico? Al momento, diciamo, l'incarico che ci è stato assegnato riguarda cercare informazioni riguardo persone che sono scomparse. La maga è buona e il lavoro non è difficile. Dobbiamo solo chiedere in giro. Voglio sperarlo bene, considerando ieri quello che stava per succedere. Accettate o no? Possiamo anche darvi una mano in quello che siete venuti a fare da queste parti. Va bene. E quanto sarebbe il compenso che offrite? Al momento sono 50 monete d'oro a testa. Va bene. Non sono certo interessato ad arricchirmi. Mi basta giusto per la manutenzione delle mie cose qui. Molto costose queste tue armi. Sì. E tu, Micio? Com'è che per fare domande avete bisogno di noi? In verità, all'inizio era un lavoro per due, vero Dalia? Però, come avete visto ieri sera, la situazione sta degenerando abbastanza facilmente, quindi forse in quattro si può far prima. E soprattutto possiamo coprirci le spalle, essere più sicuri. E com'è che un taglialegna tutte queste monete? Beh, non sono nostre. Rubate? No, non sono rubate. Rubate? Io quando voglio qualcosa pago, non rubo. E quindi chi ve le ha date? Beneficenza? Micio, e vuoi queste 50 monete d'oro per fare due domande? Siete fortunati perché l'unico pischello che portava le lettere è in coma. Quindi sono in attesa. Non ho un cazzo da fare e potrei anche accettare. Va bene. Allora, affare fatto. Affare fatto, dalle mie parti si dice polvere e piombo, è ben augurante. Dalle nostre parti si dice che la nostra parola è più salda del metallo. E ci stringiamo le mani. Ora che loro abbiamo stretto questo patto, prendo il taccuino dal... I servizi in questa locanda fa cacare. Lo ignoro, prendo il taccuino che ho nella borsa e lo apro. Quanto cazzo ci mettono per del latte? Ce lo metto di fronte a Bash, ancora fare colazione, e a Valen, e dico: questo era quello che c'era scritto nelle lettere. Mentre lui comunque vi aggiorna e fa vedere, comunque Lira vi porta tutto: uova, latte, pane. Io quando leggo la lettera che parla di occhi nella nebbia, sbianco in volto un po'. Avete già qualche idea su
dove andare. Sì, allora, considerato le lettere, Bronn e Fenn sapranno qualcosa. Invece... E alla vecchia Mara anche, no? Esatto. E poi c'è la questione delle pecore. Dobbiamo capire cosa intendeva dire l'orco. In che senso? Che continuava sanno? A ripetere che le pecore sanno. Forse semplicemente riuscivano a sentire forse i lupi arrivare da lontano, chissà. O forse riescono a percepire queste ombre, occhi che ci sono nella bruma quando vanno al pascolo. Ci potrei parlare molto facilmente. Puoi parlare alle pecore? Non solo alle pecore, Balen. Interessante. Anche Olsen torna al drappo grigio, per mano però tiene Olly, che subito vi saluta. Ciao! Olly però non viene a vostro tavolo, se ne va nel suo e si mette a disegnare. E Olren pure vi saluta e si mette pure lui dietro al bancone con l'ira e ti dà un cenno di intesa, Valen, e ti fa... Ho fatto i miei controlli, ragazzo. Finisco la colazione e vengo da te. Intanto però, Dalia, Falco, io pensavo anche... Probabilmente la vedetta qui di Bruma può essere una persona a cui chiedere, a cui può essere utile chiedere se ha visto qualche movimento strano in questi giorni. Sì, sono d'accordo. Annuisco. Io a questo punto prendo anche il mio di taccuino e faccio vedere loro se per caso è una lista di nomi. Per caso... Avete mai sentito parlare di queste persone? Le conoscete? Dalia, tu il primo nome, che è Marus Valcoran, lo conosci? È passato anche al tuo monastero quando c'eri e ha partecipato a qualche lavoretto con Tengusien. Non lo conosci bene, però ti ricordi che è un ex mercenario, un mercenario ex soldato, spesso anche contrabbandiere, quindi alcune volte vi è stato utile. E sai che gira molto, anche un po' attaccabrighe, gira molto per la costa della spada. Mentre tu, Bash, c'è un nome che ti sovviene ed è Seth Grandir, che è un halfling, uno degli inventori che tu hai conosciuto comunque nei tuoi viaggi, perché lui era anche un mercato ambulante oltre che inventore, ha una carrozza piena di aggeggi eccetera, e tu lo conosci anche sotto un altro nome, Teloni. Certo, sai che a lui piace cambiare nome, un po' come alle scale in Harry Potter. Chi sono queste persone? Sono delle persone che sono passate per il mio villaggio e le sto cercando perché alcune di loro seguono delle rotte commerciali importanti per il mio villaggio. Questa, ad esempio, e indico un nome a caso perché è importante. Questo qui è un fabbro, per esempio. Questo è un famoso fabbro, ha sviluppato tecniche di forgiatura. Era uno che commerciava. E questo invece... E ti indico Grandir. Ma tu ne conosci qualcuno? No. No, però voglio capire perché ti interessa... Nemmeno questo conosce che è un inventore. Seth Grandir è un famoso inventore. Se fosse famoso, non saresti stupito per il mio robottino? Però il suo nome nella lista, non ho il tuo. Mi sento offeso, mi sento particolarmente se offeso. Se tu hai fatto un ragno, questo qui avrà fatto un, non lo so, un gigante, un rock. È questione rock tempo di metallo prima che io lo raggiunga, hai capito? Magari potresti aiutarmi a raggiungerla, questa persona. È un inventore come te. Sopravvalutato. Se mi aiuti a trovarlo, magari puoi anche dimostrare, no, la tua superiorità. L'ho già dimostrata più volte contro te. Io ho visto che tu sei stato bravo, ma questo set non l'ho mai visto. Quindi,
E come si chiama il tuo villaggio? Si chiama Ferralba. Io l'ho mai sentita Ferralba, Nico. Sì, in realtà sì, perché vicino alla capitale di Lantan, Sambar, ed è famoso per appunto artigiani che fanno roba bella, quindi... Quindi vieni da Lantan? Sì, l'hai sentito. Sì, vengo da Lantan. Ora si spiegano molte cose. Perché hai al fianco quegli aggeggi lì, pur non sapendo un emerito cazzo di ingegneria? Magari della tua ingegneria. La mia ingegneria. Tu sapresti progettare un'arma da fuoco? Ovviamente. Insegnami, maestro. Non è che tu puoi andare da Mordenkainen a dirgli: come faccio a piovere meteoriti? Pensi che sia così semplice? No. Non c'è un manuale. Le idee nascono. Partono dalla punta della coda, mi attraversano e arrivano al cervelletto. Tu ce l'hai la coda? No. No. Come possono arrivare le idee? Beh, infatti non chiedo nemmeno da dove possano entrare. Non è così semplice. Anche questo è uno degli scopi del mio viaggio. Imparare nuove tecnologie, nuove invenzioni, scoprire. Scusate, ho un arco rotto, sapreste ripararmelo? Penso che Bash lo possa fare con uno schiocco di dita, anzi, senza manco schioccare le dita. Ma per chi mi hai preso? Per uno degli artigiani di questo buco che chiami Bruma? Come mai la tua mano d'opera costa così tanto all'ora di povero, prima di incontrarci? Perché i miei aggeggi richiedono determinati materiali. Non è una fune, un pezzo di legno quelli che utilizzo. Lo capisci? Va bene, grazie lo stesso. Affogo i miei dispiaceri nel latte, proprio. Talia, lascialo stare. Vale, ne puoi aiutare tu Falco con il suo arco, per favore? Ci provo, anche se con gli archi non ho molta dimestichezza. Mentre state parlando, e state quindi al tavolo a mangiare e a bere, sentite dei rumori di passi fuori molto pesanti, non di una persona, probabilmente di più. E a un certo punto il drappo grigio viene scostato in malo modo, molto velocemente. Se fosse stata una porta avrebbe sbattuto, ma il drappo sbatte contro invece la parete a destra. E qui chiudiamo la sessione di stasera. Ricordate un bel like, un bel subscribe, seguiteci anche su Instagram se vi va. Lunghi giorni e piacevoli notti. Buonanotte.